Un'iniziativa per alimentare e coltivare la speranza delle tante persone private della libertà che hanno bisogno di sentirsi non abbandonate. Noi siamo qui per far sentire la nostra presenza e per ricordare loro che faremo le battaglie utili perché la loro dignità e soprattutto la loro speranza non venga a mancare. E per ricordare che in un paese di diritti, quale è il nostro, dove non c'è la pena di morte, c'è troppa gente che muore per pena dentro le carceri. E quindi questa è una cosa che bisogna ricordare, perché ricordare serve a far sì che si possano migliorare le cose. Nei giorni scorsi purtroppo abbiamo assistito a due ragazzi che sono morti suicidi proprio nella nostra Sicilia, morti per pena. Erano dei ragazzi che avevano problemi di natura psicologica e probabilmente il carcere non era il luogo adatto a loro. Oggi abbiamo voluto ribadire l'importanza di un qualcosa di meglio rispetto a un diritto penale, quindi qualcosa di meglio rispetto all'istituto di pena, e soprattutto ricordiamoci che il nostro articolo 27 della Costituzione italiana ci dice che la detenzione deve tendere alla rieducazione del condannato, non alla morte. Il dato che è più sconfortante è che molto spesso sono ragazzi giovani, molto spesso sono quasi a fine pena, e quindi riusciamo a vedere il vulnus di un sistema che non riesce poi a dare attuazione a quello che prevederebbe il nostro ordinamento penitenziario, quindi che negli ultimi mesi di detenzione il detenuto venga poi accompagnato e reinserito nel tessuto società. Progetti di reintegrazione dipendono appunto anche da quanto investimento la società, oltre che le istituzioni, vogliono fare sulle persone. Ci sono dei progetti a livello di imprenditori che possono assumere persone che escono dalla galera. Il problema è che un imprenditore, prima di mettere, parlo con nozione di causa, se prende un ex detenuto, a sua volta rientra in un circuito, non chiamiamolo di misure di prevenzione, ma circa quasi. Qui dietro c'è un istituto che si chiama di pena, ma vi rendete conto? Siamo nel 2022 e noi concepiamo ancora dei luoghi dove si deve soffrire, penare, li chiamano infatti di pena o penitenziari. Insomma, è un'assurdità, è un anacronismo, è un ferro vecchio della storia dell'umanità di cui ci dobbiamo liberare. Non siamo alla ricerca di un carcere migliore, non esiste un carcere migliore, dobbiamo trovare qualcosa di meglio del carcere.